Allora, diamo un po' di dati. Scendono i ricoveri in terapia intensiva, sono meno 62, le vittime, ahimè, sono ancora tante, 454, ma per la prima volta dall'inizio dell'epidemia il bilancio del coronavirus segna dei dati in negativo, con il segno meno davanti. Per esempio, il numero delle persone attualmente malate è calato di 20 unità. Noi abbiamo in collegamento il dottor Nino Cartabellotta del Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze, il GIMBE. Buonasera dottore, ci aiuta a capire questi numeri, cosa ci dicono? I numeri ci dicono oggi che sostanzialmente l'epidemia viene meglio controllata nel nostro paese grazie ai due decreti, il decreto Io resto a casa e il decreto Chiudi Italia, e oggi ci troviamo a fronte di quella che è la distribuzione dei casi, un 50% circa di pazienti che sono in isolamento domiciliare e un 27% di pazienti che sono o guariti o dimessi. Abbiamo purtroppo un 13,3% di deceduti, che corrispondono a 24.114 pazienti, e la terapia intensiva e i pazienti ospedalizzati con sintomi invece sono quelli che hanno ottenuto il risultato migliore da quelli che sono i decreti Io resto a casa e decreti Chiudi Italia. Cioè, noi stiamo vedendo in maniera importante un alleggerimento del carico delle terapie intensive e del carico degli ospedali. Allora, si riesce a capire da questi numeri, professore, se la direzione presa è quella giusta o no? Ma la direzione è quella giusta, anche perché noi quello che vediamo è la progressiva riduzione della variazione percentuale quotidiana. Cosa significa? Che ogni giorno la linea rispetto al numero dei casi del giorno precedente dimostra un trend in progressiva diminuzione. Però qual è il problema, ed è quello che spesso spaventa quando si ascoltano i numeri della Protezione Civile? Che ogni giorno il numero dei casi, ecco, sono le colonnine che vedete nel grafico proiettato, il numero delle colonnine è sempre elevato, perché noi oggi ci troviamo a fronte di un numero totale di casi che è di oltre 180.000. Quindi, anche se la linea, come vedete, è scesa dopo l'attuazione del decreto del 9 marzo Io resto a casa, e dopo quello del 22 marzo decreto Chiudi Italia, quindi vediamo questa linea che scende, che di fatto rappresenta l'effetto del distanziamento sociale, il numero totale dei casi rimane elevato, perché il nostro denominatore è molto alto, sono 180.000 casi. Quindi, anche se noi oggi abbiamo il 2% di incremento percentuale, rappresentano comunque 3.500 casi. Questo è il motivo, come sottolineava il professor Ricciardi, che siamo di fronte a una fase ancora attiva dell'epidemia, e ogni forma di riapertura deve essere valutata con molta attenzione. Allora, professor Cartabellotta, sono davvero così lontani i dati sui quali lavoriamo, sui quali lavorate voi tecnici, rispetto a quelli reali, come teme il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori? Ma è assolutamente certo che non sono corrispondenti alla realtà, soprattutto ai due estremi della gravità della patologia. Quindi quella dei decessi e quelli dei guariti. Mi sta dicendo che a tutt'oggi noi non sappiamo quanti sono realmente i contagiati e addirittura quanti morti possono essere associate al coronavirus, è così? È così. Noi, dal punto di vista di quelli che sono i risultati ufficiali, i dati ufficiali della Protezione Civile, sappiamo che in Lombardia vengono riportati oggi quasi 67.000 casi, che rappresentano il 37% del totale, ma a 12.376 decessi, che rappresentano oltre il 50% del totale. Quindi questo fa capire che la gravità della patologia in Lombardia ha determinato più morti che nel resto del paese. Ma la cosa interessante è che i dati Istat pubblicati sulle prime quattro settimane di marzo, o che confrontano il 2020 con il 2019, su due terzi della popolazione, fanno vedere delle cose molto interessanti. In particolare, che nelle prime quattro settimane del 2019 c'erano 5.300 deceduti nei comuni esaminati in Lombardia, mentre nel 2020 ce ne sono 14.700. Di questi 14.700, 4.850 è la cosiddetta mortalità attesa, cioè quella che si aspetta rispetto alle patologie esistenti. 6.000 sono quelli identificati dal Covid, ma poi c'è quella che viene chiamata supermortalità, ovvero sia 5.800 decessi in più, che di fatto non rientrano tra le casistiche ufficiali. Per esempio, ci sono
33 piccoli comuni lombardi che hanno dei numeri di circa 10 volte superiore sui decessi. A Bergamo i decessi sono quadruplicati e a Milano sono aumentati del 41%. Questo è un dato che ovviamente non riflette quelle che sono le casistiche ufficiali della Protezione Civile. Grazie, grazie professore, buona serata. Allora...